Best Buy? No, questo è un vero e proprio break nel mercato degli indossabili ed infatti più che un vero e proprio smartwatch questo è il degno successore ed erede del fortunato fitness tracker di Xiaomi. Eh sì, dopo il Pace che ho recensito qualche mese fa, Amazfit realizza un altro capolavoro, sfoderando un indossabile completo, usabile e dal rapporto qualità-prezzo davvero incredibile. L'ho detto nell'unboxing e lo ripeto qui, lo smartwatch è leggero e piccolo. È grande invece la qualità della costruzione, anche se i materiali sono ovviamente meno premium rispetto al Pace. Il Bip è infatti costruito in un corpo in policarbonato solido e che dopo un mese di utilizzo in tutte le condizioni non ha il minimo segno di usura o zone rovinate. Sul retro abbiamo il sensore dei battiti che dall'app Mi Fit può essere impostato per un monitoraggio continuo durante la giornata. Sulla parte frontale abbiamo invece il display che è di tipo quadrato e protetto da un resistente Gorilla Glass 3, che come per la cassa non ha riportato neanche questo il minimo graffio. Ha inoltre una finitura 2,5D lungo i bordi, abbastanza pronunciata che dona una bella sensazione durante il suo utilizzo. Sul lato destro abbiamo invece l'unico tasto presente che è realizzato in ceramica ed è praticamente il marchio di fabbrica di Amazfit. E a proposito di marchio di fabbrica, beh proprio qui è l'unica critica che mi sento di fare. Infatti il display ha cornici abbastanza importanti e non a tutti potrebbe piacere il logo dell'azienda Amazfit scritto proprio sulla parte frontale, ma sono dettagli, soprattutto se confrontati con l'incredibile qualità di questo smartwatch, a partire dal display che è always on e trasflettivo come sul Pace, quindi ottima visibilità alla luce del sole e perfetto per quando si pratica attività fisica all'aperto. Viene in assistenza la retroilluminazione quando invece siamo al buio, che è attivabile con la rotazione del polso o con il pulsante laterale. Per i tecnici lo schermo è un'unità da 1,28 pollici con una risoluzione da 176 pixel per 176. È vero, forse non è un display ultra risoluto di ultimissima generazione, ma è semplicemente perfetto per fare quello che deve, ovvero mostrare poche informazioni in modo chiaro in qualsiasi condizione. Che sia poi particolarmente adatto per gli sportivi lo si nota anche dal cinturino, che è in morbida gomma e anche questo molto resistente. Ma la cosa più bella è che è uno standard 20 mm, quindi assolutamente intercambiabile con altri e vi lascio qui sotto in descrizione i migliori cinturini che si possono acquistare direttamente da Amazon. E non manca ovviamente l'impermeabilità IP68, che quindi guardando la norma garantisce una profondità di 3 metri in immersione continua e dovrebbe garantire anche la resistenza fino a 10 bar. Insomma, io non l'ho tolto e non lo toglierò mai. Altro motivo per cui questo oggetto diventerà praticamente parte di voi è la batteria, che è da soli 190 mAh ma estremamente ottimizzati. Infatti con una carica riuscirete ad arrivare oltre un mese. Avete capito bene, oltre un mese. E vi dico questo perché dopo quasi un mese di utilizzo con diversi smanettamenti, con molte notifiche ricevute, centinaia, con anche alcuni allenamenti sia con che senza GPS, beh, ho ancora il 20% di batteria residua. Esistono altre cose simili che riescono a fare una cosa del genere? Beh, se lo sapete ditemelo nei commenti e lo proverò. Ma in definitiva, cosa è possibile fare con questo Bip? Beh, tutto quello che avreste voluto fare con un'ipotetica Mi Band 3. Ovvero potete per esempio leggere tutte le notifiche dai vari programmi e il nome di chi vi chiama. Il limite è che non potrete rispondere a queste notifiche, essendo lo smartwatch sprovvisto di microfono. Ma d'altro canto, anche questa funzione l'ho trovata sinceramente poco utile e poco pratica in smartwatch ben più evoluti come per esempio il Moto 360. Inoltre, con quasi tutte le applicazioni, se ricevete più messaggi vedrete solo il numero di messaggi, ma non il testo completo di ogni singola notifica. All'interno del menu, poi facilmente scorribile trascinando il dito verso destra, potete rivedere il vostro stato giornaliero, tappando sull'icona, e controllare così il numero di passi, la distanza o per quante volte siete stati seduti per troppo tempo.
Per uscire dal sottomenu potete scorrere verso sinistra o cliccare sul pulsante. Scorrendo nuovamente verso destra vedete gli altri menu principali come attività, meteo, sveglia, cronometro, bussola e impostazioni. Insomma, un'interfaccia estremamente semplice ma completa. Ma andando a vedere meglio gli specifici sottomenu come quello delle attività, potete vedere come sia possibile registrare diversi tipi di attività, come per esempio corsa, bici o passeggiata. E qui interviene l'altra grande feature che tutti vorrebbero in un fitness tracker, ovvero il GPS. È infatti presente un chip dedicato completo di GLONASS, che vi permette quindi un aggancio rapido dei satelliti e poi un tracciamento abbastanza preciso della vostra corsa e del vostro percorso. Dall'orologio possiamo vedere un riassunto del nostro allenamento, ma i dettagli sono poi consultabili direttamente dall'app MyFit, che come per il Pace è ben fatta ed è molto completa nelle info che trasmette. Sempre nelle attività abbiamo poi anche diverse impostazioni che possiamo modificare, come la soglia di battito o ogni quanto attivare la vibrazione con il report dei risultati. Insomma, anche se non amo definirlo uno smartwatch come il Pace, abbiamo una dotazione davvero completa e ricca di tutte quelle informazioni essenziali per quando si svolge attività fisica. Gli altri menu interessanti sono il meteo, che funziona bene sia scegliendo in maniera fissa il luogo che usando le impostazioni dell'app MyFit. Ci sono poi la sveglia e il cronometro, che ha sia la funzione di cronometro che di timer, utilissimo per chi, per esempio in palestra, deve misurare le pause tra due serie. L'ultimo menu riguarda le impostazioni, in cui possiamo scegliere le watch face, che non sono moltissime, ma sono varie, da quelle più complete e ricche a quelle semplici, che sono anche le mie preferite. Ne sono state create poi in più molte altre che potete scaricare seguendo i link dei vari gruppi Facebook di cui vi parlerò tra poco. Possiamo poi scegliere che funzioni associare al pulsante, le info dell'orologio con il tipo di ROM installata e il livello di luminosità della retroilluminazione. Insomma, avete capito che a me questo Beep è piaciuto tantissimo. Comodo, leggero, non dà mai fastidio e fa tutte quelle cose che mi aspetto da un oggetto di questo tipo. Se volete acquistarlo, potete farlo in preordine nella versione internazionale, altrimenti potete fare come me, che l'ho acquistato in inglese e poi tradurlo attraverso una delle tante guide che trovate nei gruppi Facebook, come per esempio Amazfit Official Italia o Amazfit Beep Italia o anche Xiaomi Club, e potete così averlo in lingua italiana. Quanto costa? Attualmente circa 50 euro se l'acquistate dal link che vi lascio qui sotto in descrizione. Meglio il Beep o il Pace? Beh, ve lo dico, se potete spendere 80-85 euro, beh, allora compratevi il Pace. Ma se non li volete spendere sotto i 50 euro, non troverete assolutamente niente di meglio. Beh, questa è stata un po' la mia esperienza con questo Beep. E se la recensione, se questo video vi è piaciuto, beh, allora andate con il like, iscrivetevi al canale o ditemelo qui sotto nei commenti. Ciao da Daniele Pintus, dal canale You Can Buy, e alla prossima!